Ho iniziato con la pratica dello yoga circa un anno fa. Avevo dei problemi alla rotula del ginocchio e ho visto una fotografia con una posa di yoga e mi sono detta, forse questo tipo di esercizi potrebbe aiutarmi a non caricare troppo le mie ginocchia. Gli sciatori sono piuttosto sensibili, ginocchia certo, ma anche nelle anche. Abbiamo spesso una muscolatura troppo corta. Ho iniziato e mi sono subito resa conto che ero più rilassata. Sono felice di aver continuato nella pratica dello yoga perché mi dà una maggiore stabilità anche sugli sci. Faccio i miei esercizi il mattino prima dell'allenamento, così da sentire meglio il mio corpo. Possiamo dire che una delle passioni di Michelle Giesing è la buona tavola, il mangiare bene. Penso di sì, nella nostra famiglia il cibo e la buona tavola hanno sempre avuto un posto d'onore. Le mie due nonne sono delle cuoche straordinarie. La prima è una specialista di cibi a base di patate, cotte in diversi modi. È molto brava anche quando si tratta di cucinare torte. L'altra nonna dava il meglio di sé durante la giornata della mamma o i giorni di festa. Tutta la famiglia si riuniva e c'era una grande festa con tantissimi piatti diversi sulla tavola. Per tutti noi non è importante solo il cibo, ma soprattutto il ritrovarsi con la famiglia. Succede ancora oggi a casa nostra. Purtroppo i momenti dove tutti ci ritroviamo attorno allo stesso tavolo sono davvero rari. Quando riusciamo a farlo però, con qualche buon piatto cucinato da nostra madre, è tutto molto bello e speciale. Michelle Giesing e la NFL, il campionato di football americano, che è un'altra delle tue passioni. Perché? L'interesse per il football americano è fresco. È stata la mia cara sorellina che mi ha contagiato, visto che lei è una vera appassionata di questo sport. È geniale. Anche durante gli allenamenti di condizione fisica, ora spesso utilizziamo il pallone da football. Ripetiamo i passaggi, invece di giocare solo a calcio tennis, anche perché, e non svelo nulla di nuovo, né io né mia sorella non siamo propriamente dei talenti nel calcio. Il football è diverso, con le mani ci sono meno problemi. Mi ha contagiato. Ho già una mia squadra preferita. Trovo sia uno sport affascinante, facile da capire, anche se all'inizio non sembra. È una disciplina grandiosa. Com'è stato vivere la finale di Coppa Davis dall'America e non sul posto in Svizzera? Eravamo all'estero, ma anche se fossimo stati in Svizzera non sarebbe cambiato molto, perché era impossibile pensare di andare sul posto a seguire la finale. Direi che è andato tutto per il verso giusto, perché durante il doppio abbiamo puntato la sveglia molto presto. Avevamo una sessione di allenamento mattutina, ma non volevamo assolutamente mancare la partita. L'allenamento è poi stato fortunatamente annullato e noi eravamo molto felici perché così abbiamo potuto guardare i match. Anzi, non era il doppio, ma l'ultima partita di Roger Federer con Gasquet. È stato bellissimo, ero così entusiasta. Ad un certo punto Wendy Holden era entrata nella camera perché non capiva cosa fosse tutto questo casino. Pensava che fossi impazzita. È stato bellissimo, geniale. Da grande vorrei diventare... Sciatrice? È difficile. Dopo lo sci? Penso... Mi lascerò sorprendere. Prima voglio sciare, voglio godermi questi momenti fino a quando sarà possibile farlo. La mia prima intervista in italiano la farò quando? Aspetto pronto? Sento spalle. È giusto? Beh, ci vorrà ancora un po', però sto studiando.